Ayurveda, as you know here, we are running the course for Ayurveda for the benefit of the humanity. Ayurveda, come sapete, qui si tengono dei corsi che riguardano l'Ayurveda. As a, non solo il massaggio, proprio l'Ayurveda in quanto scienza. Ayurveda, per il beneficio dell'umanità. Yeah, I'm so sorry. Ayurveda is a very ancient science, as you know. It is mentioned in Rig Veda. Rig Veda is now included in World Heritage. L'Ayurveda, come sapete, è una scienza molto molto antica, è citata nel Rig Veda, che è considerato una delle scritture più antiche, un patrimonio dell'umanità, non solo dell'India, quindi, ma un patrimonio dell'umanità. So Ayurveda not a medical science, not for the treatment only, it is the science of the life. E l'Ayurveda non è soltanto una scienza della medicina che riguarda il trattamento delle malattie, che riguarda la salute. È una scienza che riguarda la vita nella sua totalità. Ayurveda treat whole the body, not a particular part of particular disease. L'Ayurveda tratta tutto il corpo, non soltanto un disturbo o una malattia particolare del corpo. It is natural way of healing. Ed è una via naturale alla guarigione. So how Ayurveda can treat all the diseases to treat the whole body? E in che modo l'Ayurveda può occuparsi e trattare tutte le malattie e occuparsi di tutto il corpo? Because it treats the toxins. And besides Ayurveda, for detoxification, if there is no toxin in the body, there is no field for the infection of the bacteria, for the disease. So Ayurveda emphasized for detoxification. Questo accade perché l'enfasi principale dell'Ayurveda è nella disintossicazione del corpo. Si occupa l'Ayurveda di togliere le tossine dal corpo, e se nel corpo e anche nella mente non ci sono tossine, allora non si crea il campo per l'insorgere di un disturbo, di una malattia. E quindi tutte le malattie possono essere trattate in questo modo, disintossicando il corpo. Okay, so once the body becomes detoxified, so there is no chance to get the disease. Quindi una volta che il corpo è disintossicato, non c'è la possibilità per contrarre una malattia.